Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Dunque, la Juventus batte la Roma 1-0, si laurea campione d'inverno con 2 turni di anticipo. Juventus che batte la Roma 1-0 per il quarto anno consecutivo. Se vi ricordate, l'anno 2015 la Juve vinse 3-2 con la Roma, con la rete decisiva di Bonucci. Da lì in poi 4 successi consecutivi per 1-0. 1-0 con gol di Dybala, 1-0 con gol di Higuaín, 1-0 con gol dell'anno scorso di Benatia e quest'anno 1-0 con gol Mario Mandzukic, quello che viene definito da qualcuno il paracarro. Sarà un paracarro, perché se lo dice qualcuno di... è un paracarro. Per il paracarro ha segnato in tutti i big match. Quando la palla pesa, Mandzukic te la butta dentro. È un guerriero nel vero senso della parola, no? Ha segnato in 2 finali di Coppa Campioni e in 1 finale di Coppa del Mondo e oggi ha segnato, dopo oltre aver segnato al Milan, all'Inter, al Napoli, ha segnato anche alla Roma e alla Lazio, cioè tutti i big match li sta timbrando. Voi definitelo, chi lo definisce paracarro o che lo definisce ti fate la Mandzukic, ti fate la Football Club Mandzukic, no, sei tu che non capisci un cazzo di calcio. Cioè, ecco, punto, stop, chiuso, questo è il fatto, e questo è il fatto. Vabbè, comunque. Vittoria pesante perché ricordo, no? Altro PG che mi scriveva: siete primi, ma adesso arriva il ciclo terribile. Beh, 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 il ciclo terribile è arrivato. E finora 12 su 12: 3-0 a Firenze, 1-0 con l'Inter, 1-0 col Torino e 1-0 stasera con la Roma. Nonostante il VAR, che oggi è stato uno scandalo. È stato uno scandalo, Massa è stato uno scandalo. Io non parlo mai di arbitri e stasera voglio parlarne proprio stasera. Perché ne voglio parlare stasera? Perché stasera ho vinto, quindi non cerco alibi. Ok, se no sei pareti, rosica gobo. No, invece io lo dico oggi che abbiamo vinto, quindi non è un alibi e soprattutto non sto dicendo che ci sono disegni completi. Semplicemente dico che Massa è un arbitro scarso. Dai. Ragazzi, Zonzi ha fatto 3 falli col cartellino. Già Molito ha fatto 3 falli, uno peggio dell'altro. Uno peggio dell'altro. E doveva andare a casa. E non è andato a casa. E vabbè. E vabbè. Il gol di Chiellini è annullato per... Spiegatemi voi perché, perché io non l'ho capito. Cioè, carica al portiere non c'è. E anche lì non è andato a vedere al VAR. E vabbè. Poi vai a vedere al VAR un fallo su Zaniolo, che il fallo c'è anche, ma Zaniolo si rialza, riprende il possesso del pallone e lancia. Cioè, se poi, scusa, a quel punto lì il vantaggio si concretizza. Se poi lui sbaglia il passaggio, mica è colpa di quello che ha fatto il fallo. E annulli il gol con 40 secondi di anticipo e non si è andato a vedere quello di Chiellini. Dai, cioè, sarà uno scandalo. È stato scandaloso. Poi possiamo difendere le prestazioni quanto volete, ma oggi Massa non è andato, dai. Ha gestito male i cartellini, la partita gli è palesemente scivolata di mano, su. Ma va bene così, non mi interessa, l'importante è aver vinto. E francamente anche, cioè, chi oggi ha da dire sul primo tempo della Juve, cioè ragazzi, veramente, cioè, se oggi criticate il gioco del primo tempo della Juve, cioè, datevi un altro sport, ve lo dico proprio con affetto. Vale anche, vale, cioè, ad esempio poi oggi avete avuto la conferma, mi auguro che abbiate avuto la conferma di quanto Pjanic sia importante. È entrato Emre Can, che è un giocatore che io adoro. E la Roma ha preso campo. Ha preso campo. Poi non è successo nulla. Abbiamo una forte difesa fortissima. Siamo stati bravi, eccetera, eccetera, eccetera. Però con dentro Emre Can al posto di Pjanic, non sono più partiti i palloni in avanti. Sarà un caso. Sarà un caso. Infatti, poi ha messo Douglas Costa che si lanciava praticamente da solo, perdendo anche lui tanti palloni. Tra l'altro. Cioè, si critica, cioè, criticano sempre Allegri, no? Perché qua sembra che tutti noi in Italia noi nasciamo col patentino degli allenatori. E io faccio la mia analisi, magari vado anche contro gli allenatori, però cioè, devi anche pensare che loro hanno studiato tecnica, tattica, che noi non sappiamo neanche, che molti di noi non sanno neanche cosa sia. E chiaro che poi io dico la mia, cerco anche di capire perché l'allenatore fa delle scelte. Non è che l'allenatore fa sempre scelte giuste, magari sbaglia, però. Ragazzi, quello che volevo farvi capire è che se lui continua a mettere Mandzukic ci sarà un motivo. Ragazzi, non pensate che se arrivasse Klopp, Zidane, Mandzukic lo tira fuori. Mandzukic è titolare sempre, ma in qualunque squadra. In qualunque squadra, ragazzi, Mandzukic è imprescindibile.
Uno come Mandzukic non lo trovi in giro per il mondo. È probabilmente non il più forte numero 9 come media realizzativo, ma il più forte a livello di grinta, di tensione, cioè è un giocatore incredibile, un giocatore incredibile. Quindi, cioè, e Douglas Costa dimostra tutte le volte di essere un giocatore da partita in corso e non da titolare. Poi possiamo girarla quanto volete, ma è così. E Pjanic dimostra di essere uno dei migliori registi di centrocampo del mondo, anche se lo massacrate, non me ne frega un cazzo. Adesso scrivetemi, non me ne frega niente, perché tanto è così, è così, è così. E vi posso assicurare che ci sono tanti allenatori che ci invidiano Milan e Pjanic a noi, ma tanti, ma tanti, soprattutto in Inghilterra, non faccio nomi, ma certo Pep farebbe carte false per avere Pjanic. Detto ciò, oggi migliore in campo per la Juve Mandzukic, una partita stellare, stellare, impressionante, impressionante. Peggiore in campo lo vorrei dare, attenzione, a me è piaciuta la Juve oggi, è massacrato insomma la Roma alla fine, cioè la Juve doveva finire, doveva essere solo più cinica. Il peggiore in campo era indeciso tra la Dybala o Betancur, alla fine ho deciso di dare un po' di più a Dybala, perché da Dybala mi aspetto sempre qualcosa di più, non ha fatto una brutta partita, ma è Dybala, quindi da Dybala mi aspetto di più. Bentancur però attenzione, perché oggi ha avuto degli errori, soprattutto di leggerezza su Zaniolo un paio di volte, che ha consentito a Zaniolo appunto di andare spesso in zona pericolosa. Comunque alla fine partita direi più che soddisfacente, come ho detto, ciclo terribile alle spalle, 12 punti su 12, Natale sereno per la Juve, un po' meno per le inseguitrici. Ragazzi, chiudo qua questo video, perché sono andato più lungo del solito, e vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video, se riesco domani farò il video post Juve Under 23, e a tutti una buona domenica e fino alla fine, forza Juventus!